Il maiale è una bestia meravigliosa, probabilmente il miglior animale che il buon Dio ha deciso di mettere su questa verde terra. Qualcuno dice che è il cane il migliore amico dell'uomo, io no, io credo sia il maiale. Il maiale è grosso, grasso, stupido, mangia in continuazione, è orribile e vederlo grufolare e sguazzare nella feccia e nel fango per un attimo ci fa credere di essere tanto diversi da lui. La cosa bella è che dovremmo essere già abituati al maiale, ma lui riesce ogni volta a sorprenderci. Infatti, nonostante questo tipo particolare di maiale faccia da molto tempo parte della nostra vita e qualche espertone possa dirci che faccia male alla nostra salute, noi non riusciamo a non notarlo e continuiamo a ingozzarci della sua... cibo. Parliamo di politica, va. Sigla e poi ci diamo dentro! Allora, come avrete notato dall'inizio di quest'anno, i miei video sono stati un po' diversi dal solito, nel senso che più che concentrarmi sull'attualità e sulla scena politica interna italiana, mi sono più concentrato su degli episodi specifici della politica internazionale, tipo esercito europeo, gli incendi in Australia, come va con i sabipodi. Questo non perché non mi interessa l'attualità, ma perché nell'ultimo periodo l'attualità in questo paese è dominata solo da Salvini, e io ho parlato molto di Salvini e, soprattutto, è sempre la stessa cosa. E noi vogliamo continuamente parlare di questa stessa cosa. Lo troviamo sui giornali, lo troviamo in televisione, lo troviamo in radio, tutti quanti ne parliamo, tutti quanti abbiamo la nostra opinione e vogliamo sentire le opinioni degli altri. Quindi quando voi mi scrivete, appunto, Joe, che ne pensi di questo ennesimo fatto di Salvini? Qual è la tua opinione? La mia opinione la sapete già. È sempre la stessa! Però qui arriva il nucleo di questo video. Ossia, nei casi così grossi, come per esempio questa storia del citofono, noi, come società, che cosa dovremmo fare? Dovremmo parlare di Salvini, dargli attenzioni e quindi, secondo qualcuno, fare il suo gioco? Oppure ignorarlo completamente e lasciar correre come se nulla fosse successo? Beh, in realtà, né l'una né l'altra cosa. Quindi, cominciamo a parlare seriamente di questo argomento, partendo anche da questa storiella del fare il suo gioco. La politica italiana è una costante campagna elettorale. È estremamente raro trovare un governo che possa durare più di 2 anni e le elezioni anticipate sono costantemente dietro l'angolo. Per questo motivo, i vari politici, da destra a sinistra, hanno sempre fatto di tutto per far sentire la loro voce, cercando di strumentalizzare qualsiasi argomento possibile. Che tra l'altro è un po' diverso dal mostrarci il loro programma o darci la loro visione del mondo, ma vabbè. Con i social e il progressivo azzeramento del livello di complessità di comunicazione tra politici ed elettorato, le cose sono peggiorate ancora di più e il tutto si è ridotto ai minimi slogan o dichiarazioni di intenti. In ogni caso, Salvini conquista l'elettorato con queste grandi dichiarazioni di intenti e queste grandi promesse. Avrebbe espulso 500.000 di immigrati irregolari dall'Italia, avrebbe riportato i lavori che erano scappati all'estero, avrebbe riportato l'occupazione a 1000, avrebbe abolito le quote latte, avrebbe fatto un sacco di cose, America great again! E pensate che gli italiani credono a certo che ci credono, certo. E così Salvini va al governo e tutto sorridente assume la carica di... di alto cancelliere. No, non ancora, solo ministro dell'interno, che è comunque un ottimo ministero. Ti occupi di immigrati e puoi fare un pessimo lavoro. Come vi ho raccontato video dopo video, Salvini fece un lavoro come ministro dell'interno che qualcuno definirebbe non brillantissimo. Oltre all'altissimo tasso di assenteismo, che a metà 2019 si attestava al 70% al Parlamento italiano e all'80%, 85% in Europa, tra cui la quasi totalità delle riunioni fondamentali come immigrazione e rimpatri, la sua attività ministeriale è stata estremamente deludente. Per dirne qualcuna, non ha mai rispettato la quota per raggiungere il famoso 500.000 di rimpatri di immigrati irregolari e, a dirla tutta, ha rispedito a casa un numero inferiore di immigrati di quanti non avesse rimpatriati il governo precedente con il Partito Democratico. Inoltre, i suoi lavori, come il decreto sicurezza, sono stati giudicati dagli esperti come fondamentalmente inutili, che non hanno migliorato la situazione, ma in compenso sono riusciti a complicarla ancora di più, andando a distruggere la gestione particolare e specifica dell'immigrazione e spedendo migliaia di persone nell'illegalità, togliendogli ogni forma di protezione e andando a peggiorare la situazione della criminalità in Italia. Il tutto però mangiando un sacco di cose buonissime locali in giro per le varie regioni. Ora, quando dicevo questa cosa nei miei video l'anno scorso, spesso mi si diceva eh no, perché così fai il suo gioco, perché se tu gli dai addosso, a me tu risulti antipatico, quindi io lo voto, così ti faccio un dispetto. Ecco. Perché io sono intelligente. Vorrei dire che è una battuta, ma in realtà questo paese è pieno di persone che ragionano in questo modo.
Sì, tipicamente il vostro zio che mi invia la foto dei Totti o le torte a forma di passera. Poi all'epoca c'erano anche gli altri che erano i leghisti fino al midollo, però si vergognavano di essere leghisti e siccome comunque sostenevano questo governo ma volevano approfittare della debolezza della sinistra, dicevano robe tipo «Eh no, ma voi non potete attaccare Salvini in questo modo! Eh no, perché così lo portate al 6000% di consensi e dovete costruire una grande alternativa, e pensate a fare opposizione seria, mannaggia, mannaggia». La cosa però più atroce è che un po' avevano ragione. Perché ragazzi, adesso questa cosa cercherò di prenderla alla larga e sarà un po' un pappardellamento, però il punto è questo. I social sono probabilmente una delle più grandi invenzioni, forse la più grande invenzione di questo secolo, perché hanno messo insieme migliaia, milioni, miliardi di persone. Anche per quanto riguarda la politica in questo paese. Il Movimento 5 Stelle, attraverso sì le sue contraddizioni, è riuscito a creare il primo partito che oggi è in Parlamento, non certo nei sondaggi, proprio in virtù di questo, nel senso di creare una comunità attraverso internet che parlasse di politica e che portasse in Parlamento, chiamiamolo anche gente del popolo, seguendo sempre una logica di andiamo contro la casta e ci mettiamo tutti quanti insieme, facciamo rete, facciamo social e andiamo in Parlamento, cosa che è accaduta. Poi certo sono diventati lo scalino per portare al governo la destra reazionaria peggiore, la destra inefficiente, la destra che non sa fare le cose, la destra che sa distruggere ma non sa creare, non sanno neanche allacciarsi le scarpe, certo, ma il principio è fondamentale. Si è creato un discorso politico e di maggior partecipazione della gente intorno alla politica che io sinceramente ho trovato stupefacente, vista in prospettiva, ovviamente. Ora, ovviamente, persone come Salvini e in generale la destra mondiale ha utilizzato i social per portare avanti dei messaggi semplici che erano certo fuori di testa, come per esempio creiamo un muro sul Messico e lo facciamo pagare al Messico stesso, che sono completamente idioti, ma come hanno detto persone molto più intelligenti di me, la cosa importante è la dichiarazione di intenti sotto, non la fattibilità delle cose, neanche i risultati, la gente non importa i risultati, la gente segue persone per i loro sogni. E nel corso del tempo questi messaggi diretti, queste risposte senza senso, risposte semplici a problemi complessi che sono basate appunto sul nostro senso di inadeguatezza, sulle nostre paure che tutti quanti affrontiamo, sulla crisi, hanno subito un processo di radicalizzazione molto forte che ha portato anche a un forte abbassamento del livello di discussione che c'è in questo paese e anche a un abbassamento del livello di proposte che c'è in questo paese. Perché se il nostro leader politico del primo partito d'Italia nei sondaggi, il massimo che può fare solo per ottenere l'attenzione, anche solo come offerta politica, è andare a citofonare a un tale, a un tunisino, tra l'altro violando la sua privacy, perché tra l'altro ho visto che è illegale, chiedendo scusi, lei spaccia soltanto perché una vecchia ha detto che no, lui spaccia perché ha un bel giubbotto? Capisci che no, non è questo, perché non è anche quello, cioè non è che Salvini dice io offro questa soluzione politica e poi ci metto anche il fatto che sono un razzista fottuto. No, non c'è questo, è solo il fatto di essere un razzista fottuto, solo il fatto di cercare attenzione. E questo è fuori di testa ed è anche dannoso nei confronti di quelle persone che sono serenamente razziste. Cioè pensateci bene ragazzi, magari voi siete serenamente razzisti, siete serenamente delle persone che odiano le persone con un colore della pelle diverso al vostro, serenamente davvero credete che gli italiani siano master race perché vostra madre vi picchiava da piccoli, ci sta, ok? Però appunto rendetevi conto che Salvini, se volete quella roba lì, è la peggior persona da votare, e cioè perché non porterà a casa niente, perché non farà niente, perché non ha proposte, anche se l'avesse non le porterebbe a casa, perché Salvini è soltanto un bulletto inefficiente, incapace di nulla, ma veramente di nulla, e l'ho spiegato in tutti i video che ho fatto praticamente, è una cosa che continuerò a ripetere, non lo ripeterò mai abbastanza, Salvini non riesce a cavare veramente un ragno dal buco, cioè proprio la desolazione più totale, avete molta più probabilità di mandare a casa i neri votando il Partito Democratico. Ricordatevelo, Minniti ha fatto delle cose allucinanti con il Sudan, con la Libia, con degli accordi che non hanno veramente senso, una roba che veramente ci vorrebbe, non so, ci vorrebbe l'AIA, ci vorrebbe una corte incredibile per giudicare quello che ha fatto. Quindi squadra, per chiudere il video, dobbiamo sì, certamente, evitare di dare troppa attenzione a Salvini, ma visto che c'è un grande decadimento da ogni punto di vista, intellettuale, di proposta, politico, ogni cosa, è nostro dovere, in quanto cittadini, di non lasciargli passare lisce queste cose, perché questa è una roba illegale, andare a citofonare, cioè una roba proprio
pesantina, vi lascio un video sotto in descrizione che spiega un po' meglio la situazione di uno youtuber che parla di ste robe, avvocati, roba. Dobbiamo farlo. Proprio per il bene del nostro paese, per il bene della nostra discussione politica, della nostra discussione sociale, per migliorarci tutti quanti. Non possiamo mollarla. Mantenendo lo stupido innocente, però facendo le cose. Quindi ragazzi, cercherò di non parlare di Salvini in futuro, almeno non troppo, però volevo essere sicuro su questo. Vi ricordo che questo video è supportato ovviamente da tutti quanti i miei Patreon, questi ragazzi meravigliosi che mi supportano, senza di loro non potrei fare nulla, quindi grazie infinite, se anche voi volete supportarmi, qua sotto il link in descrizione. Vi ricordo che sarò con Mercadini a Torino il 29, parlerò di amore, di odio, di tante belle cose. Detto questo, vi ringrazio infinitamente per avermi seguito, vi ricordo di lasciare un mi piace, di condividere il video e di iscrivervi potenzialmente. Vi voglio un gran bene, pizzi out!